Diciamo un po' di precisazione. In questa società un po' di palle ce le raccolse, no? La parola tantra in sanscrito non esiste. La troviamo in alcune comunità molto sparute, molto distribuite, utilizzata con altro significato. La leggenda delle discipline sessuali tantriche nasce per un inglese che nel 1800, adoperando il nome di Avalon, che si chiama John Osgood, credo, scrive questo libro che si chiama Il potere del serpente. Migliaia di generazioni di occultisti, di maghi, si buttano appetitosamente nella cosa, per la quale poi nascono questi maestri di tantra, questo proliferare tipicamente occidentale, perché se voi andate veramente nei luoghi che loro deputano originari di questa tradizione, non trovate niente. Posso? Noi non possiamo continuare a seguire con un chiacchiericcio continuo che state facendo, abbiamo bisogno di un pochino sì. di silenzio. Grazie. C'è ragione, sì. Allora, quindi in realtà si è fatta una gran confusione che ci sia stata una sacralizzazione del sesso è normale. Io sono un massone, abbiamo sacralizzato mettere delle pietre una sull'altra, perché non si dovrebbe sacralizzare il sesso? L'uomo ha questa tendenza alla sacralizzazione, no? Esistevano in Francia le corporazioni delle tessitrici che avevano dei rituali sacri per sacralizzare il fatto che cucivano. Ci sono tradizioni siciliane, di ricamo, molto nuove, no? Noi sacralizziamo tutto quello che, cioè cerchiamo di capire se tutto quello che facciamo possa essere declinato secondo una chiave divina. E questa è la sacralizzazione. In realtà le pratiche iniziatiche sessuali erano molto più occidentali che non orientali. Le etere greche, che erano il corrispondente delle geishe giapponesi, cioè donne molto colte, che però declinavano contemporaneamente cultura ed erotismo. Fondevano le due cose. Culture? Ed erotismo. Ah. Capivano di poesie, ma erano anche delle seduttrici, no? Faccio questa digressione perché sul problema del tantrismo, eccetera, eccetera, si compie almeno una truffa al giorno in Italia. Gente che per motivi economici, godrecci, di tutti i tipi. Ho conosciuto tutta una serie di maestri che avrei volentieri abitato al pubblico ludibrio, ma siccome sono già abbastanza amico, diciamo che mi sono trattenuto. Quindi una disciplina tantrica di quel tipo è una palla, mentre ci sono le discipline erotiche, poiché a tante latitudini gli alchimisti sono alchimisti, poi esiste l'alchimia sessuale. Non è che non esista l'alchimia sessuale, ma anche quella è una declinazione spirituale di qualcosa di materiale. Cioè gli alchimisti veri non è che volevano trasformare veramente il piombo in oro, erano simboli. Se anche la sessualità diventa simbolo, linguaggio simbolico, puoi farne una declinazione spirituale, che è una cosa piuttosto lontana da quello che fanno certi maestri di alchimia sessuale che conosco io. Cioè, non è propriamente la stessa cosa. Si trasporta il linguaggio dell'eros nel mondo dei simboli e si interpretano le dinamiche erotiche in chiave spirituale. Nell'alchimia c'è proprio l'atto sessuale tra il re e la regina. Si chiamano nozze chimiche o nozze alchemiche.
Ma non è che è una specie di filmino dove si vede in questa bolla il re e la regina che si accoppiano, è la declinazione in chiave spirituale, si utilizzano i simboli sessuali per declinare delle pratiche squisitamente spirituali. Poi esistevano tutta una serie di pratiche di degrado superstizioso, nel senso che molti riti, molte ritualità, quella metriaca, quella bacchica, le baccanti, no? Quella orfica, perdendo il loro nucleo originario, diventavano pratiche. Cioè, qual è il problema? Che è mantra, cerimonie, ritualità, hanno un significato. E che è quel significato che è importante, non è che sono a caso, non è che le parole dei mantra sono lì, no, la declinazione puramente musicale, per esempio dei mantra, se è esclusivamente metrica o musicale, è sbagliata, devi conoscere, cioè si devono fondere insieme determinate conoscenze a determinate giri ripetitivi di parole, che non sono solo per la sonorità o per la vibrazione, sono qualcosa in più. In realtà le sonorità, le vibrazioni, il bello, i quadri, le poesie sono uno strumento per trasportare qualcosa, non sono il qualcosa. Uno può trasportare qualcosa su un carretto brutto, sgangherato, trainato da somari, come può trascinarlo su quei deliziosi carretti siciliani o su carri allegorici, può, cambia il metodo con cui lo proponi. La sostanza poi può essere uguale. Diciamo che se adoperi certi metodi invece che certi altri, forse riesci a rendere le persone più recettive. Fatta questa precisazione, che peraltro è una mia ricerca o convinzione o anche solo opinione, ma ahimè Avalon non è esistito davvero, non è che me lo sono inventato io, e le ricerche sulla origine del termine tantra esistono davvero, che è un termine che è assolutamente residuale nella tradizione originaria indù, erano pratiche di collocati in piccoli territori, in piccole tribù, e molte volte erano segno di un decadimento tradizionale, non di una conservazione corretta del nucleo tradizionale conoscitivo. Tant'è vero che le declinazioni erotiche dei rosacroci, sessuali dei rosacroci, che si sono perpetrate soprattutto grazie a una degenerazione anche di potere dei rosacroci che si chiamava Golden Dawn, dal quale poi uscì Crowley, sono declinazioni che sono un decadimento. Cioè la rosacroce originaria produceva Leonardo, la rosacroce così interpretata ha prodotto Crowley, che è molto utile da leggere, però non è Leonardo. Cosa ha fatto di bello Crowley in tutta la sua vita? Ha scritto dei libri molto interessanti, carichi di nozioni che possono servire a ricostruire l'evoluzione o forse l'involuzione di un linguaggio, ma capolavori non ne ha fatti. Ha cercato di fare musiche ed erano brutte, ha cercato di fare poesie ed erano brutte, ha scritto una serie di libri zeppi di conoscenze, a volte esatte, a volte non esatte, a volte filtrate, a volte non filtrate, e quelli nella loro massima declinazione possono essere interessanti per un ricercatore, ma non sono capolavori. I capolavori sono usciti dai rosacroci, dai rosacroci, quelli rosacroci, anche capolavori di erotismo, anche le raffigurazioni delle simbologie erotiche per eccellenza, Afrodite, Eros,
che era quel simpatico fanciullino biondo, no? Con la freccia, che nella declinazione dei rosacorsi, sapete chi era Eros? Era Zeus. Qual è il dio greco che con tutto il rispetto ha esercitato di più? Eros. E quindi Eros bambino era la versione infantile di Zeus, era la declinazione di Zeus nella sua anima segreta, perché noi l'Eros ce l'abbiamo da bambini, abbiamo delle limitazioni e delle convenzioni sociali da rispettare, abbiamo il rispetto della capacità o della incapacità di scegliere di un bambino, ma chi nega che esista un mondo erotico nei bambini dice una bugia. Non bisogna approfittarne, bisogna che i ricercatori lo studino per capire come si evolve la nostra vita erotica. Ma se voi pensate di poter continuare a descrivere il mondo dell'infanzia come un mondo non erotico, lo volete fare perché vi fa star bene, perché così allontanate l'idea terribile della pederastia più lontano possibile da voi, lo fate come meccanismo di esorcismo, siete un po' padre Amort, no? Cioè, però non è così, noi dovremmo cercare invece di studiarla questa cosa, di non approfittarne, di difendere l'identità e la dignità dei bambini, ma non con le bugie, non col perbenismo. Perché noi non abbiamo bisogno del perbenismo per mettere un pedofilo in galera. E non abbiamo bisogno di negare che esistono declinazioni erotiche anche infantili per mettere un pedofilo in galera. Però negando facciamo un danno, perché non sviluppiamo la nostra conoscenza psicologica in maniera da poterli sostenere, i bambini, anche nella loro, nella formazione e nello sviluppo del loro mondo erotico. Quanti bambini sono stati danneggiati da genitori che questo argomento hanno voluto assolutamente ignorare? No? Quindi l'eros non è una cosa da poco, anche nel mondo della Rosa Croce, perché questa descrizione molto segreta c'è in un paio di operette alchemiche simpatiche, mi pare che una si chiami Il giardino chiuso del re ed è di Filalete. Poi Rosa Croce in quel periodo erano anche alchimisti, per cui scrivevano con linguaggio alchemico. La declinazione dell'eros come regina delle divinità, perché Zeus poi era il re degli dei, non era Dio però. E quando i cristiani costruiscono la teologia sulla parola che dà origine alla parola Zeus, che è Theos, Dio, Theos e Zeus, hanno la stessa etimologia, vengono dallo stesso nome, ma non sono Dio. Sono una manifestazione molto terrena della nostra umanità. Non a caso i greci questi dei ce li descrivevano così straordinariamente e profondamente umani, in preda a tutte le nostre fragilità e debolezze, introducendo, e questo è l'aspetto straordinario dell'ermetismo, che viene, che è proprio insito nella cultura greca. Hermes, Ermete, era Dio Mercurio, il Dio della conoscenza, era il totto degli egiziani, no? Loro hanno creato, sotto il profilo del linguaggio mitico, la più raffinata, storicamente, nella nostra cultura, delle costruzioni. Più raffinata di qualunque altra. E i Rosa Croce hanno studiato questo aspetto, hanno studiato i simboli dei greci. Io perché, quando ho cercato di fare una specie di saga rosicruciana, ho scritto i primi tre libri, che non sono casuali, perché la partenza è il Pelicano. Il secondo libro è il Labirinti. Il labirinto è simbolo rosicruciano per eccellenza. Non esiste simbolo più rosicruciano, ma non rosicruciano di origine, perché di origine è micenea, greco micenea, rosicruciano di interpretazione.
cosa hanno fatto i Rosa Croce? Silesio del Pellegrino Cherubico, che tra l'altro è stato l'unico caso in cui il traduttore ha dato un titolo più bello dell'originale. Tradotto in italiano, quel testo si chiama L'altro io di Dio. L'altro? Io di Dio. Che è un verso di Silesio scelto per fare da titolo all'opera. Ma non solo lui, tutte le allegorie di Gerd Probe, tutta una serie di cose avete ad oggetto il labirinto. Il labirinto è simbolo alchemico. Vincenzo Percalli, Rosa Croce napoletano dell'Ottocento, si occupa molto del labirinto, dedica 4 pagine al mito, perché il mito del labirinto è un mito complesso. Voi pensate che sia solo quel ciuchino per cui uno sbaglia strada? Non è così. C'è una chiave psicologica di interpretazione incredibile. In 3 stadi, come nasce il labirinto? Il labirinto nasce dal fatto che l'uomo incontra l'errore. Noi abbiamo 2 simboli che sono speculari, che sono la spirale e il labirinto. E che differenza c'è tra la spirale e il labirinto? Tra la spirale e il labirinto c'è la differenza che tu nella spirale non puoi sbagliare. La differenza tra la spirale e il labirinto è l'errore. È l'errore che, distorcendo la spirale, la trasforma in labirinto. È la possibilità di sbagliare, è il fatto di mettere delle zeppe all'interno di quella roba lì che trasforma una spirale in labirinto. E che cos'è l'errore? L'errore è un dato storico. Il fatto che l'uomo ha avuto un periodo in cui era più perfetto di quanto non sia adesso. Quella che tutte le religioni chiamano la caduta, no? Che non è la mela, è qualcosa di più complesso. E perché nasce il labirinto proprio come costruzione? Nasce perché c'è una caduta. C'è Minosse che disobbedisce al suo dio protettore. Minosse ha un dio protettore che è Poseidone, il dio del mare, Nettuno, no? E Nettuno lo ama talmente tanto che gli regala un rarissimo e bellissimo toro bianco. Poi io non ve lo spiegherò nei dettagli, ma poi ricostruitevelo il mito nella mente, vedete quante zeppe che ci sono dentro. Minosse riceve sotto un toro bianco che è bellissimo e decide di farne l'oggetto della sua fierezza. Peccato che Poseidone gli avesse detto che dopo un certo periodo di tempo lo doveva restituire, un po' come la giovinezza. Dopo un po' di tempo noi la restituiamo, anche la vita è a prestito, non è proprio nostra, a qualcuno gliela ridiamo, no? Però Minosse si ribella a questa cosa, non glielo ridà. Poseidone si incazza molto. E Poseidone, che è il dio del mare, cosa fa? Fa in modo che la moglie di Minosse, ma non mi ricordo come si chiama, Pasifae credo, maturi un amore bestiale, morboso, terribile per questo toro bianco. Desideri di accoppiarsi con questo toro, di più di ogni altra cosa al mondo. A tal punto che Minosse, che la ama, siccome la vede dimagrire, uscire pazza, non mangiare, eccetera, eccetera, dice: io le salvo la vita. Come? Come? Chiama un genio, un costruttore, che si chiama Dedalo. Dedalo è un inventore, un costruttore, il genio, no? Dedalo si cervella un po', tra l'altro Dedalo era venuto via da dove abitava prima, perché anche lui aveva avuto la sua caduta, perché suo nipote Talos prometteva di diventare più bravo di lui e lui l'aveva fatto uccidere. Cioè, non era uno stinco di santo, ma era geniale. Dedalo quindi arriva a Creta e dice: l'unico modo è farla copiare questa donna, fargli levare lo sfizio, che dobbiamo fare. Ai tempi forse c'era una gelosia minore, insomma, cosa fa? Costruisce un'impalcatura bianca
di vacca dentro la quale si infila Pasifae, in maniera che il toro pensa di accoppiarsi con qualcosa di simile a lui. E da questo accoppiamento, vogliamo dire particolare, cosa nasce? Il Minotauro. E quello è la testa di toro. La testa. Il corpo è umano, ma la testa è animale. A questo punto, siccome il Minotauro è uno che non lo puoi lasciare in giro a girare per le strade, e il re dice a Dedalo, vabbè, che si fa? E lascia il labirinto. Cioè il Minotauro abita nel labirinto, abita al centro del labirinto. È quasi un punto di arrivo, no? Cioè, voglio dire, uno fa tutta quella fatica e poi arriva al Minotauro, cioè uno che ha la testa di toro. È un percorso controiniziatico nella sua dimensione, ma forse no. Nel senso che scoprire che tu puoi avere la testa di toro, forse dopo questo percorso ti cambia. Se lo fai e arrivi a scoprire questa cosa qui, quando torni indietro sei un iniziato, sei un altro uomo. E quindi è anche un percorso iniziatico. Questo percorso iniziatico porta inesorabilmente alla morte. Perché? Perché Minosse, dopo aver vinto la guerra contro Atene, impone agli ateniesi che ogni anno 7 fanciulli ateniesi devono essere calati nel labirinto per essere divorati dal Minotauro. Il tipo di bestialità di Minotauro si nutre di gioventù. Non si nutre di 7 adolescenti. Tra questi 7 adolescenti parte Teseo, il quale nel partire paga il suo tributo al passato, nel senso che suo papà Egeo gli dice: guarda, tu parti con delle vele nere, ma se sopravvivi torna, in maniera che io da lontano ti vedo con delle vele bianche e capisco che sei sopravvissuto. Teseo parte e deve maturare il suo cammino per uscire vivo dal labirinto. E siccome è un giovane, che cammino sceglie? Sceglie il cammino dell'amore. Il filo d'Arianna è un cammino dell'amore, ma l'amore ha un suo prezzo, quel tipo di amore. E il prezzo qual è? Che se tu lo tradisci, in qualche modo vieni punito. Quindi Teseo cosa fa? Si fa dare il filo d'Arianna e quindi utilizza l'amore, che è l'uscita orizzontale del labirinto, è l'uscita per la quale tu esci da dove sei entrato. Esce, poi abbandona Arianna, e quindi, tornando ad Atene, scorda di cambiare le vele e suo padre si butta, si suicida da una lupa in mare, mare che da quel momento prende il suo nome. Vedete che non è un mito semplice questo, eh? È un mito sul quale Young, se se ne fosse occupato, avrebbe scritto in maniera un po' più, meno da medico e più da simbologo, avrebbe scritto molto più di quanto ne ha scritto. E intanto però non è finita lì, perché ci sono due modi di uscire dal labirinto e questo nessuno lo sottolinea, non ce n'è uno solo. Tant'è vero che un pittore che io metto nel libro, perché è sicuramente un Rosa Croce, ma non si sa nulla di lui, che si chiama Bartolomeo Veneto, greco? Bartolomeo Veneto, dipinge un labirinto dove c'è questo signore che indica le due uscite. Perché quando Minosse cerca di punire, dopo l'uccisione del Minotauro, Dedalo, e lo mette a vita in fondo al labirinto, Dedalo fabbrica due ali di cera con delle piume ed esce dall'alto. Poi si esce anche in verticale dal labirinto.
non è inevitabile uscire in maniera... Ha un prezzo anche quell'uscita, sì. Leda lo deve già pagare il suo prezzo, perché lui ha ucciso il futuro, ha ucciso Talos. E quindi cosa gli muore a Dedalo? Il suo futuro, il figlio Ica, che lui avverte di non avvicinarsi troppo al sole, lui invece Ica lo fa, il sole scioglie la cera e Ica muore. Dedalo poi scapperà a Siracusa e morirà lì, perseguitato fin lì da Minosse. Quindi vedete, questa declinazione voi la trovate nell'Aureloquio di Percalli, nei bestiari, e la trovate un po' dappertutto. Nell'articolazione rossicruciana è una composizione di energie ectonie della vita dell'uomo straordinarie. C'è l'eros, c'è l'amore bestiale, c'è l'amore tradito, c'è la gioventù tradita, c'è il genio, che però non necessariamente il genio etico, non necessariamente il genio umano. E qui mi ricollego alla risposta da dare prima, quando tu mi dici chi c'è dietro. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno dietro, perché gli schemi e gli archetipi operano in automatico. Che quello che ammazza si chiami Caino o si chiami Vallanzasca, non è che cambi granché, perché l'archetipo è l'uomo che uccide, e quello è un archetipo. Non c'è bisogno che ci sia Pasolini dietro che fa il regista, cioè, perché l'archetipo si ripropone nella vita degli esseri umani con una ciclicità e una frequenza paritetica alla sua importanza. Più l'archetipo è fondamentale, più l'archetipo continua a riproporsi negli schemi, nei simboli, nei quadri, nelle musiche, nelle pietre che incontri per strada, nelle fontane, perché l'archetipo ha questa forza qui, è la parte perenne del nostro essere, di cui ognuno di noi ha un frammento, ma è sufficiente quel frammento a richiamarlo nella sua interezza. Questa decodificazione, tipicamente simbologica, è stata sposata appieno dai rosacroci in tutte le cose che hanno fatto, in tutte le opere, in tutte le declinazioni, in tutte le costruzioni. Il tipo di linguaggio, di ricerca dei rosacroci è questo, con poesie, con versi, con tanti sistemi. Tanto è vero che l'unico mio libro dove pubblico dei documenti autentici della Confraternita dei Rosacroce del 73-74 è Labirinti, perché aveva un senso lì per il tipo di finale che ha quel libro e per il tipo di evoluzione di racconto che ha quel libro. E il Labirinto entra nel Parnaso dei simboli rosicruciani, insieme al Pellicano, insieme al Tricolore, che è il simbolo rosicruciano, perché è contenuto nel 49 della Genesi, dove c'è il verde della vite, il rosso del sangue e il bianco dei denti del somaro. E perché poi il Tricolore viene abbinato alle virtù teologali, fede, speranza, carità, bianco, verde, rosso, carità, amore, da sempre, no? Bianco è la fede, il verde è la speranza e il rosso è l'amore. Ci sono studi di Rosa Croce che poi furono utilizzati in maniera più o meno nobile, molto raffinati su il funzionamento del simbolo, sulla capacità evocativa del simbolo, che non è un fatto magico, anche se può sembrare magico, non necessariamente lo è.
a Senigallia, quando parlai di pensiero magico e pensiero simbolico, Michele, se lo ricorderà, fece una cosa che è contenuta in un libro di Rosa Croce, per far capire che la patina cosmetico-magica occultistica è solo una patina di marketing. Sotto c'è conoscenza di dinamiche. Gli studi sul crociato dei colori, da Luni a Goethe, a quelli più antichi, da Paracelso, da Böhm, la scelta dei colori nella loro raffigurazione, mica è casuale, i colori non sono una cosa casuale. I colori sono come funziona la luce. Se uno conosce come funziona la luce, sa cosa sono i colori. Tant'è vero che il primo che si occupa di luce è un Rosa Croce, si chiama il primo. Sì, si può dire il primo. Si chiama Ruggero Paccone, che era un francescano di Oxford. Beato, mai fatto santo, sono le cose che la Chiesa magari ti fa santo uno che è morto tanti ieri, questo qui è del 1100, ma che scrive De Optica, perché lui studia la luce, poi fa anche un libro che si chiama La magia della natura, De magia naturalis, dove parla dei colori, ma ne parla perché prima ha studiato come si scindono i colori. Si è andato a studiare come funziona l'arcobaleno. L'arcobaleno cos'è se non una scissione della luce tramite meccanismi prismatici? E questa declinazione anche degli effetti e la loro opera è quella di portare queste cose nella consapevolezza. Il fatto che abbiano una cosmetica magica che gli consente di andare in giro, di affascinare i re, eccetera, eccetera, è solo il famoso carretto più o meno bello su cui porti la roba, no? Perché poi nella realtà poi loro, a chi li tenevano di spiegarlo, spiegavano che sotto determinate pratiche che sembrano magiche c'è una sapienza, c'è una conoscenza di leggi. Che tutto è fondato su leggi. Noi non viviamo in una società svincolata, viviamo in una natura legata. Legge ha lo stesso etimo di legame. Tant'è vero che quando le religiosità sono diventate strutture, sono nate le religioni e servono a legare due volte. Religo. No? Ma quello è perché già il dato strutturale rende ipsa, perché in realtà la religiosità dovrebbe essere un fatto individuale, una declinazione individuale in base a un linguaggio individuale. Tant'è vero che lo stesso Maometto, la famosa Sura 9, dice che ognuno c'è il Corano dentro di sé, nel senso che non c'è un'interpretazione unica. Anzi, neanche dentro di sé, dentro il suo cuore. E quindi questo modo di essere, di fare linguaggio, di coordinare i simboli tra loro, gli schemi simbolici, funzionali, che sono moduli, sono modulari, che loro avevano rubato all'antichità. Il famoso archipensolo di Pompei, chi ha preso Summa Simbolica lo troverà, che è uno dei primi rebus dell'antichità, no? C'è questo bellissimo mosaico che è rimasto intatto a Pompei, il fuoco non lo ha danneggiato, molto bello, dove c'è un archipensolo e sotto l'archipensolo ci sono una serie di simboli. E anche sopra l'architettura c'è una serie di simboli, c'è una farfalla, c'è un teschio, c'è un po' di cose, ci sono due figure laterali, che è un primo esempio di rebus, che è un rebus iniziatico, perché ti dice, guarda, solo se tu conosci, sei stato iniziato costruttore, puoi fare in modo che la tua mente, farfalla in greco si dice psiuche,
che poi qui viene la parola psicologia, che la farfalla era la mente. Solo con l'iniziazione tu puoi con la tua mente superare l'amore, essere al di sopra della morte, infatti il teschio in fondo, no? I Rosa Croce assorbono completamente la cultura ermetica, che era una cultura tipicamente occidentale, era la cultura dove il mito greco, il simbolo greco, dove aveva preso il predominio acquisendo qualche cosa di asiatico sotto il profilo dello zoroastrismo, ma qualcosina, il famoso sincretismo alessandrino, quello dei tempi di Alessandro il Macedone, aveva una componente dominante greca, che si era impossessata anche dei romani. I romani, da un certo punto di vista in poi, sotto il profilo simbolico, parlano greco. Se uno si legge Apuleio, l'asino d'oro, no? Un asino, un giovanetto che diventa asino per tutto, che poi è lo schema che ispira Collodi per fare Pinocchio. Giovanetto che diventa asino tramite un certo cammino, simboleggiato dal fatto che a un certo punto in un certo giardino trova tre rose rosse e se le mangia, e diventa essere umano, iniziato. D'altro canto, la storia di un percorso iniziati, le storie dei percorsi iniziatici si somigliano un po' tutte. Perché? Perché sono l'espressione di un archetipo. L'archetipo è il fatto che il mondo è fatto continuamente di morti e di rinascite, non di reincarnazioni, di rinascite. Cioè il fenomeno della morte e della rinascita iniziatica avviene all'interno di una vita e non dopo che questa vita è terminata. Interpretarlo come reincarnazione fa parte di quel nostro gusto che le cose orientali ci hanno più fascino, no? Cioè, voglio dire, quelle collane bianche tibetane sono l'equivalente del rosario, però il rosario è sfigato e la collana bianca la fa. Perché funziona così, l'esotismo, no? Ma in realtà tutto quello che fa parte della memoria ancestrale, degli archetipi, di queste strane cose difficili, molto difficili da definire, ci hanno provato un po' tutti, ci ha provato Jung, ci ha provato Freud, a definirli, senza capire quello che invece i Rosa Croce avevano capito, che non bisogna definirli, perché non esiste il linguaggio che non sia il simbolo del mito per definire gli archetipi. Quindi se tu non parli per simbolo, non parli per miti, tu non definisci gli archetipi da medico, da persona razionale, da fisico, non li definisci, non è il loro linguaggio. Ci sono delle chiavi, che sono le chiavi del nostro linguaggio cosciente e del nostro linguaggio incosciente. Quindi gli archetipi per essere nella nostra vita devono diventare per forza simboli o miti. E invece in purezza funzionano tramite un meccanismo che si chiama logos, mentre i simboli e i miti hanno altri tre meccanismi che poi vi dirò. Funzionano nei nostri sogni, in quelli che non ci ricordiamo però, che non avendo il linguaggio non ce li ricordiamo, no? Perché noi dei sogni non li ricordiamo? Perché sono talmente gli archetipi in purezza, talmente lontani dalla possibilità di codificarli nel linguaggio, che non ce li possiamo ricordare. Manca il ponte, no? Tra le due entità. Chiudendo questa parentesi e tornando ai nostri amati Rosa Croce, noi assistiamo a, se pensiamo di poter stabilire una data di nascita o di rinascita o di riformulazione della cultura sapienziale della Radix Davidis dal 1600, diciamo, o dal 1622, che è la data della pubblicazione dei manifesti di Cassel, o dal 1624, che invece credo sia la data di pubblicazione di quelli di Parigi,
noi assistiamo a 5 secoli di declinazione di linguaggio simbologico tra i più raffinati che siano passati, dappertutto. Poi la gente pensa solo ai quadri, no? E nei quadri, mettendo in collegamento i quadri, si fanno delle scoperte, no? Si scopre un Leonardo che raffigura un apostolo, Giovanni, e tutti quanti dicono quella è la Maddalena, non è Giovanni. Ma si trova anche un Raffaello Sanzio che dipinge un quadro che si chiama L'Essere di Santa Cecilia, dove c'è lo stesso Giovanni effeminato, ma c'è pure la Maddalena. Anche perché la Maddalena, nell'iconografia, non è una fanciullina giovane, sparuta, dovrebbe essere una matrona prosperosa esattamente come la dipinge Raffaello. Quella roba lì non è credibile. Cioè, la Maddalena era una donna che, quelle che affascinano gli uomini. Quello dell'ultima cena è una fanciulletta, no? Non è credibile come Maddalena. O meglio, è credibile per la nostra esigenza tutta maschilista di dover dare un valore alle donne solo e soltanto in orizzontale. Siamo capaci di concepire tutto quello che è emerso dai Vangeli gnostici, dove praticamente c'era una gelosia tipicamente maschilista tra gli apostoli nei confronti della Maddalena. Questa donna con una personalità forte, ricca, che faceva quello che voleva, se ne sbatteva le palle di quelle, dei principi, dei costumi, delle cose, che non aveva bisogno di fare la prostituta, perché era la donna più ricca di Magdala. Cioè, voglio dire, non aveva questa necessità. E non era neanche perché non è una cosa ricorrente in Galilea, una etera come le Baccanti o le pitonesse greche. Non era quella la declinazione. L'iconografia vuole che Maddalena sia raffigurata con in mano l'olio per ungere i piedi di Gesù Cristo. La Maddalena aveva questi capelli lunghissimi, descritti in una serie di Vangeli, non quelli riconosciuti, cosiddetti canonici, ma quelli apocrifi, ma non canonici, viene descritta come la donna che addirittura per massaggiare, per ungere i piedi, era una pratica non necessariamente erotica tra uomini e donne. Il lavaggio dei piedi, quello che il Papa fa il giovedì, l'ha fatto prima Gesù Cristo il giovedì santo. E quindi questo tipo di iconografia viaggia, ma non solo nei quadri, viaggia nella musica. Questa strana, la stessa volontà di Arcimboldo di fare dei quadri che avessero, cambiassero significato se capovolti, ne trovate tanti, il cuoco, l'ortolano, magari dopo Michele ve li fa vedere, e la trovate in Bach quando declina il canone inverso, è la stessa cosa. Perché uno dei primi risultati del capovolgimento, del linguaggio che tu capovolgi, è che quel linguaggio si amplia. Con Bach avverrà la rivoluzione della musica. Perché? Perché tu prima avevi un canone semplice, in alcune nicchie di tradizione c'era già il canone inverso, ma secco. Bach lo fraziona. Fa il canone inverso al 20%, al 30%, al 50%, poi lo ripete con degli intervalli, poi lo annulla. E poi lo capite che questo è come il calcolo infinitesimale, allarga le possibilità del numero all'infinito.
Perché poi Rosa e Croce erano anche matematici e Bach va a lezione dal grande amico di suo padre, il più grande matematico di Turingia, Johann Faulhaber, colui che ha inventato le fortificazioni delle maggiori città imperiali tedesche, una specie di scienziato di Leonardo, di Newton, tedesco dell'epoca, che addirittura anticipa quella grande rivoluzione della matematica che saranno i numeri di Bernoulli. E nel momento in cui va a scuola da Johann Faulhaber capisce l'origine matematica della musica, quella che Pitagora aveva descritto con la cordicella, no? Con la cordicella che cambiava tipo di vibrazione a secondo di come la frazionavi matematicamente. Così sono nate le sette note. E quindi rivoluziona la musica, ma non rivoluziona solo la sua musica, questa cosa la insegna al figlio, che se ne va a Londra e diventa il maestro di Mozart. Il figlio di Bach, Johann Sebastian, si chiama Hans Christian Bach, diventa. Tenete presente che si chiamano tutti Hans. Hans è il diminutivo di Anzio. Anzio è un nome che significa Giovanni. Nella tradizione poi diventata araba, ma prima semitica nel senso di Fenicia, non semitica nel senso di ebrea, l'equivalente era Annibale, sono nomi iniziatici, Giovanni, Annibale, Hansior e il russo Ivan, sono nomi iniziatici, significano tutti la stessa cosa. Questi nomi ce li hanno di persone che bisogna definire come mandati da Dio. Perché? Riscendiamo. Giovanni, Dio, Theos, che già nasce dall'unione di Dicola e Lunga, Dios, Vanna. Vanna è una radice sanscrita che significa inviato da, dono di. Quindi Giovanni era un dono di Dio, inviato da Dio. Questa è la parola Vangelo. Vangelo viene sempre da Vanna, significa annunziare, no? Annibale. An è la declinazione in fenicio di Vanna. Hanno tolto la B iniziale, ma An significa quello. E Baal era il dio dei fenici. An Baal. Poi c'è Hazior. Iorco è uno dei nomi di Dio in germanico, e Hans e Ann, quindi mandato da Dio. E i russi usano Ivan, I, che è Dio reso come lettera semplice, e Ann. Quindi voi trovate Giovanni in tutte le declinazioni possibili. E quando voi trovate che tutti i Bach, tranne il capostipite, si chiamano Hans, mentre il capostipite si chiama Veit, e nessuno sa da dove venga questo nome, ma d'altro canto nessuno sa neanche da dove venga la famiglia Bach, che non era tedesca. Vi potrei dire una mia teoria campata sul nulla, io sono convinto che fossero Goti, però è campata sul nulla. Se poi mi chiedete, ma tu provami questa cosa, io lo dico con onestà, è una mia idea, forse una suggestione, forse sarebbe un desiderio, visto quello che hanno rappresentato i Goti per l'Europa, perché una delle grandi altre cose che nessuno vi spiega è che cosa sono stati i Goti. Nel senso, in quanti libri avete trovato architettura gotica, cattedrale gotica? L'hai trovato, no? Qualcuno mi ha mai spiegato perché si chiama così? Avete mai trovato una spiegazione in un libro del significato del termine gotico? Fino anche la musica trovate gotica, quella dei Bach, che... ma nessuno vi spiega perché è gotica. Nessuno, no? È normale secondo voi? No, no. Non siamo neanche normali noi che ci succede, non ci chiediamo mai perché. No, cioè voglio dire, mi ci metto anch'io, per carità, non è che voglio adesso mettermi a fare il giudice dell'umanità, ma dico,
non è normale che siamo così disabituati, no, ad andare a fondo delle cose. I Goti hanno rappresentato il giglio della valle. Nel Cantico dei Cantici voi trovate un versetto dove si dice che c'è l'espressione massima dell'amore divino, è quella che accomuna il giglio della valle con la rosa di Sharon. Questa croce se l'erano messi sulla croce, questo motto. C'era la croce con la rosa in mezzo e questo motto dietro, che è il secondo e il terzo versetto del Cantico dei Cantici. E che significa? Significa che c'erano due grandi radici culturali e sapienziali di questo paese, che sono il giglio della valle e la rosa di Sharon, che facevano parte di quella roba lì, che da qualche parte si riunificano. È da lì che rinascono i Goti. Perché in Europa arrivano i Goti, ma arrivano anche i figli di Miriam. No? E lì nasce tutta una storia rosicruciana di cose. Per esempio i Goti si scindono, no? Tra Visigoti, Ostrogoti, quelli che vanno ad ovest e quelli che vanno ad est. Ma tra i Goti non si chiamavano così. Si chiamavano Merovingi e Burgund. Merovingi e Burgund, che poi però, siccome si fondono con delle popolazioni ebraiche della Francia dell'est, dell'ovest, scusate, delle coste, di Mont-Saint-Michel, diventano Merovingi, che poi si riunificano con i Burgund. E nessuno si fa delle domande. A un certo punto, voi l'avete studiato la storia dei Templari, no? L'ultimo gran maestro come si chiamava? Moret. Come si chiamava di nome? Jacques. No, non c'è pure una B puntata? Non me la ricordate, no? Burgundus. Significa Burgundus. Perché era un Goto. Era un Goto. Quando Alarico viene in Italia perché poi dopo vuole andare a Gerusalemme, vuole andare a rimettere simbolicamente la menora degli ebrei nel Tempio, perché era ben consapevole di quella roba. E quindi c'è tutta una declinazione per la quale nascono i Templari, ma nascono da una diversa confraternita che poi li disconosce prima della loro, prima di essere combattuti e disconosciuti dalla Chiesa. I Templari sono stati disconosciuti da chi li aveva sponsorizzati. Già era stato mal digerito il patrinaggio di San Bernardo, di Bernardo di Chiaravalle, che Bernardo di Chiaravalle era un po' l'Andreotti dell'epoca, cioè, e loro non venivano riconosciuti perché avevano la regola agostiniana. Voi dovete sapere che le regole agostiniane sono quattro. Ci sono delle cose che non vi dicono. Agostino è il responsabile dell'aver esteso la possibilità dell'iniziazione monastica alle donne. Il primo ordine monastico femminile è la cosiddetta quarta regola di Sant'Agostino. Sono quattro le possibilità di essere monaco agostiniano, sono quattro regole separate. Una di queste regole era per le donne, che prima non c'erano. Poi sono nate le clarisse, ma prima sono nate le agostiniane, che è stato uno dei motivi per cui il primo ordine che la Chiesa ha da sempre preso a sassate sono gli agostiniani. Quanti conventi agostiniani conoscete? No? La Chiesa mano a mano li ha diroccati tutti, a cominciare dai Templari, che avevano scelto la regola agostiniana. Non era una coincidenza, era quell'aspetto del cristianesimo che non doveva emergere più, mai più. Poi quando è che vengono riconosciuti i Templari? Quando vanno da San Bernardo, che gli dà una regola cistercense, quella dei monaci di Cluny, che si vendevano con la simonia, si vendevano le assoluzioni sulla carta, no? Ora questa storia
che non è solo di pittura, di musica, di matematica, è la storia di Newton, è la storia di Cartesio, è la storia di un'intera corrente di pittura che effettua la vera rivoluzione della pittura, che sono i cosiddetti simbolisti. Di Paul Gauguin, che sul New York Times dei fine dell'Ottocento scrive che i pittori devono cambiare perché ormai era arrivata la fotografia. La pittura doveva cambiare. E tutti i ritrattisti, i paesaggisti, le nature morte, le cose, dovevano cambiare i crismi della pittura d'oro. Non è un caso se dopo che nasce la fotografia arriva prima il simbolismo, poi arriva l'astrattismo, poi arriva il surrealismo. Perché? Perché è arrivata la fotografia, tu la realtà a questo punto la dovevi interpretare, non potevi più solo raffigurarla, perché c'era qualcosa che funzionava più di te solo a raffigurarla, per cui la dovevi interpretare, la dovevi far trascendere, dovevi dipingere un uomo con tanti simboli in mano, tante situazioni, oppure scomporlo, la faccia lì, le braccia là, le gambe sotto. E questa operazione fa di Rosa Croce, fino ad arrivare a Dalì, che addirittura dice no, bisogna fare quello che fa Ionesco col teatro, bisogna creare l'assurdo, il surreale, l'onirico, no? E vedete che queste operazioni che vengono fatte all'interno del movimento culturale rosicruciano, nello stesso periodo in cui Ionesco scrive La cantatrice calva o Assassino senza movente, nello stesso momento in cui Samuel Beckett scrive Aspettando Godot o Amedeo come sbarazzarsene, in quello stesso momento tu hai Picasso che piglia e sparpaglia le schegge di verità in giro per un quadro. In quello stesso momento, perché quel linguaggio è unico e l'artista poi, a seconda della sua tecnica, della sua capacità interpretativa, prende quel linguaggio unico, come aveva fatto Händel con Bach quando ha trovato il clavicembalo ben temperato, che praticamente Händel viveva a Londra, ma fortunatamente uno tantum è venuto a Vienna, è tornato a Vienna, ha trovato il clavicembalo ben temperato che faceva la zeppa a un tavolo della biblioteca di Vienna, che Bach era stato dimenticato per 60-70 anni. E quando l'ho letto cosa c'era dentro, è diventato l'alfiere, no? Ha cominciato a scrivere a tutti, a Mozart, che comunque era già allievo del figlio di Bach, a Beethoven, a Liszt, a Wagner, e il linguaggio musicale è cambiato. Händel non era, io non sono convinto che fosse il più grande musicista dell'epoca, però sicuramente era un grande musicista, però era anche un massone Rosa Croce, aveva gli strumenti per decodificare quella roba lì e per cambiare diffondendola, il verbo della musica, fino ad arrivare a Dalì che dice vabbè, la realtà vera, cioè gli archetipi veri, sono nei sogni. Lui ha cercato di raffigurare i sogni che noi non ci ricordiamo, non quelli che ci ricordiamo. Io vi ho fatto vedere ieri l'Eda, Cristo sulla croce, ce ne sono ancora di più. Tutti quanti i pedalisti ricordano solo gli orologi che colano, ma non sono solo quello. Ci sono quadri di Dalì che hanno una potenza, quasi come se lui avesse trovato il tipo di sostanza che poi è stata così di moda ricercare negli anni 60, 70 e 80 con gli stati alterati di coscienza, che ti facesse identificare con quello che tu non ricordi. E quello era, quando il famoso americano si è messo a fare gli studi che poi hanno rovinato la vita a migliaia di giovani, in realtà il suo scopo era trasportare nel ricordo della consapevolezza ciò che avviene negli spazi dove noi non abbiamo ricordo di consapevolezza. Quello doveva servire l'LSD. E certo, a volte le intenzioni sono buone, ma i risultati sono diversi, per carità. Il mondo non è fatto di ciambelle tutte riuscite.
forse quel medico avrebbe dovuto capire chi lo stava finanziando e capire che era, quello era un modo del potere per dirottare una rivoluzione giovanile ecologista, molto rosicruciana anche quella, sapete, ma molto ecologista, in quelli che si facevano poi le pere alla stazione centrale, che ecologisti proprio non li vedo, cioè in realtà i due fronti del movimento giovanile degli anni 60 stridevano e uno era sponsorizzato per annullare l'altro, per annullare i fiori nei cannoni, no? Cioè voglio dire, mettendo gli aghi nelle vene, i fiori nei cannoni non si sono messi più, no? Io credo che le dinamiche, la simbologia, i pensieri di Rosa Croce siano molto moderni. Diciamo che il lusso di ritirarsi se lo sono potuto concedere abbondantemente, perché la loro fiducia nel nostro pensare, nel nostro pensiero, no? Nel cogito ergo sum di Cartesio, questa fiducia nella capacità di andare oltre, di pensare, di costruire, di creare, fiducia che li ha portati a essere anche pionieri alfieri della scienza, un Ruggero Bacone è un pioniere della scienza, no? Un Newton, non di quella di Oddifreddi e di Piero Angela, ma la scienza vera. E secondo me il loro è un pensiero ancora moderno. Loro si sono ritirati perché hanno detto tanto le idee possono continuare a viaggiare. Quella è stata la voce che mi ha chiamato quando 20 anni fa, ed ero solo io che ne parlavo, che 20 anni fa, vi posso garantire che voi un seminario su Rosa Croce non lo vedevate, non l'avreste visto. Non era un tema di moda, ne avreste visto in versione occultistica quelli che fa l'Amorc, cambiate la vostra realtà, mutate il vostro, non l'avreste visto. In realtà quei giochini che loro fanno senza comprendere, in realtà siete capaci tutti a farli. Infatti alla fine di questo mio intervento ve ne farò uno, se volete. Ma non avreste visto questa chiave non occultistica, senza effetti speciali, senza vi stupiremo, no? Cioè, perché in realtà è così stupefacente il ventaglio di possibilità del pensiero umano che non c'è bisogno di effetti speciali. Ognuno di noi e ognuno di voi e ognuno di tutti ha la possibilità di usare il cervello, e usando il cervello è un artista. Cosa cosa avevano questo mito di Elia l'artista? Qualcuno mi procura una penna e un pezzo di carta. Elia l'artista era il loro concetto di evoluzione dell'essere, cioè l'essere diventava Elia l'artista. Ed Elia l'artista era il massimo possibile, era la massima espressione possibile dell'essere. Quando io spiego la differenza tra pensiero magico e pensiero simbolico, grazie, la spiego sulla base di una specie di bivio che si presenta davanti alla persona. Voi immaginate un bivio con due strade, le due frecce, no? E su una freccia c'è scritto essere e sull'altra c'è scritto potere. Bisogna capire se noi viviamo per essere o se dobbiamo vivere per potere. Il pensiero magico vi promette potere. Madonna non vi ama? Ci penso io, facciamo il filtro? No. Sono povero e disperato? Ci penso io, ti do i numeri. Cioè? E quello è potere. Potere futuro. È indifferente che il potere lo esercito io o lo eserciti tu. Il problema è chi ci crede, sia per subirlo che per esercitarlo. Non ha importanza, non c'è differenza. Nel cerchio magico c'è il mago e le sue vittime.
ma forse anche il mago è un po' vittima, perché neanche lui può uscire da lì. E poi c'è l'essere. L'essere significa prendere ogni piega, ogni possibilità, ogni capacità di comprendere la realtà e di confrontarsi con essa, lo speculum, lo specchio, e di spiegare, credere solo in quello, credere solo nella possibilità di fare questa operazione. E questa possibilità di fare questa operazione è una possibilità che in realtà era il verbo dei Rosacroce. I Rosacroce non è che fossero dei mistici, non lo erano, non erano dei mistici. A volte adoperavano un linguaggio mistico, come adoperavano un linguaggio magico, come, ma era, vi ripeto, era il passepartout per entrare nelle culture dell'epoca. Ma in realtà non erano mistici, non erano maghi, però erano sapienti, sapevano. Poi ci vuole una vittima volontaria. Un gente volontaria. Ah, sì, se sì. No, sorteggio io. No, cosa devo fare? Non c'è mica problema. Cosa devo fare? Vieni. Devo venire lì? E per forza, vittima. Non è vittima, è vittima. Ah, ok. Siamo anche vittima lei. Senti qua, tranquillo. No, no, in piedi, soffriamo. Soffre, la vittima deve soffrire. Mano sinistra. Mettilo sul palmo. Sotto. E stringi. Più forte. Stringi forte, devi fare male. L'unghia del polpastrello deve lacerare il palmo della... Stringi, stringi, stringi. Adesso mentre stringi, devi rispondere alle mie domande. Se stai stringendo, sì, sì. Io non vedo che stai stringendo. Di più, che cazzo. Devi rispondere alle mie domande senza perdere neanche un secondo. A bruciapelo. Stai stringendo, non stai stringendo un cazzo. Non vedo il sangue che cola. Stringi, stringi, stringere, 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 stringere. 3x3, no. 3x3, no. Stringi, 3x3, stringi, 3x3, stringi, 3x3, stringi, 3x3, dimmi un colore. Rosso. Bravo, apri. Oh. Oh là là là. Rosso. Lo mostro. Rosso del sangue, visto? Ma... è un trucco, c'è un trucco. Cazzo, mica ti penserai che... No. Oh, se no ti mando in gossipato, perché lo vengo io, no? Io sono un altro pianeta. Certo che è un trucco. Non ho capito. Certo che è un trucco, come funziona il simbolo. E come funziona il simbolo. Il simbolo funziona come i dadi. Se io i puntini li metto in quell'ordine, tu dici 5. Se li metto in un altro ordine, dici un altro numero. Oppure devi contare, ma non rispondi a bruciapelo. Il segreto è nel farti rispondere a bruciapelo. Se poi, oltre a farti rispondere a bruciapelo, c'ho anche qualche sistema per farti salire l'adrenalina, tu dici rosso. È scientifico. Non fallisce mai. Ma non è una magia, è un sapere piccolino, però è un sapere, è conoscere una dinamica, che è un sapere, non serve un cazzo, mi servirebbe se poi passassi col cappello, se no non serve a niente, però per farti capire che devi sempre distinguere una cosa, ti può anche stupefare, ma non deve mai stupefarti per motivi diversi dal fatto di dare delle risposte a un perché. Tu non ti devi mai chiedere come, ti devi chiedere perché. Come è pensiero magico, perché è pensiero simbolico. Se questo, uno applica questo metodo, recepisce il fondamento della conoscenza della cosa.
Il come è una conseguenza, il perché è una causa. Vengono prima le cause o le conseguenze? Prima le cause. Se uno si legge quel Rosa Croce di Giordano Bruno, della causa non è, del principio della causa è tutto, deve leggere solo in latino, perché in latino, non so se ci sono traduzioni italiane su internet, libri tradotti da Angelo, non tutti tradotti benissimo. Se ci sarà spazio per un intervento pomeridiano, parleremo dei lautari. Ok. Visto che mi è stato richiesto. Poi, se qualcuno invece vuole i lautari nella versione in cui ce l'ho io, alla fine, al galoppo, perché alle 6 dobbiamo recuperare, quindi ci mandano gli alani, e vedremo di trovare lo spazio. Va bene? Va bene. Domande? Lei ieri ha detto praticamente che siete iniziatica come quella di Rosa Croce annovera, sono legati alla bellezza, ok? Quindi una setta iniziatica come Rosa Croce che annovera tantissimi gemmi, no? Il fatto che in Italia ci fosse, non parlo degli ultimi decenni purtroppo, però storicamente in Italia, che è un paese, ci fosse tanta bellezza, è una conseguenza, oppure energeticamente l'Italia ha portato tante persone? L'intera bellezza del Rinascimento va annoverata a merito di Rosa Croce. Quindi è la conseguenza del lavoro di queste persone. Quell'estetica. L'estetica non è una cosa. Se uno la identifica bene, che per l'estetica non dico quella del chirurgico plastico, dico l'estetica, e non è una cosa secondaria. Da come un popolo interpreta, crea, riconosce, ama il bello, si stabilisce il grado di civiltà di quel popolo. Non c'è niente da fare. Tanto è vero che voi non trovate tante cose belle quando i periodi sono pieni di altro. Citami, vuol dire. Giustamente hai sentito la necessità di dover precisare non adesso, no? Perché? Perché questa è un'epoca in cui la sensibilità passiva e attiva nei confronti della bellezza è minore. Non solo è minore, ma si è anche trasferita su modalità artistiche nelle quali è anche più difficile da essere interpretata, nel senso che voi immaginate, pensate al senso di perennità di chi fa un'opera artistica, no? Io faccio sempre l'esempio di Stonehenge, no? Che poi Stonehenge è una truffa, lo sapete che l'ha fatto l'ufficio del turismo inglese, cioè non sono quelle le pietre. Vero? Sì, ma magari citiamo Gladstone, quella della Cina, che invece è autentica. Ma mettiamo che Stonehenge sia autentica, se no ci imbarchiamo. Stonehenge è che cosa? L'espressione di un'estetica, ma anche il desiderio di farla vedere a più persone possibile, di dargli perennità. Perché se invece di utilizzare pietre impossibili da spostare, utilizzi zolle. Quanto dura, no? La tecnologia oggi può rendere perenni le cose provvisorie. Difatti, io do un senso di desiderio artistico a Stonehenge come lo do a certi cerchi sul grano. Non cambia niente, i disegni sono gli stessi, tra l'altro. Quelli che fanno, chiunque siano, Dio, gli alieni, San Francesco d'Assisi, non me ne frega niente di chi li fa. Chiunque li faccia, quelli particolarmente belli, sono l'equivalente di uno Stonehenge. La tecnologia ti ha dato la possibilità, invece di spostare massi
di quintali, di renderli eterni anche se poi il campo di grano lo mieti, perché esiste il computer. Tu vedi sul computer delle cose che non ci sono più, no? È vero. Perché? Perché quelli avevano la necessità inderogabile di spostare, però la necessità inderogabile di spostare pietre monumentali gli ha dato le tecniche di spostare pietre monumentali. Oggi chi cazzo ci pensa a fare una cosa con le pietre monumentali? Ma perché la dovrebbe fare? E quindi si è persa anche quella tecnica e parzialmente si è persa quell'estetica, perché tu vai a Stonehenge, a Glasgow e vedi il tridimensionale, il quadridimensionale, invece apri il computer e vedi una robettina così, non hai la dimensione della grandezza. Alcuni cerchi del grano sono grandi, poi te li ritrovi sul computer e sul monitor, e quello non faceva parte dell'estetica. Capisci cosa voglio dire? Cos'è che stiamo perdendo? Stiamo perdendo le tecniche. È vero, io ti regalo uno Yamaha dove tu fai la musica con tutti gli accompagnamenti, le cose eccetera eccetera. Qualcuno imparerà ancora a suonare uno strumento vero? Con i campionatori, qualcuno imparerà ancora a suonare la chitarra, il basso, la batteria? Le tecniche, il rapporto con lo strumento, la creazione casuale, perché mentre stai cercando di suonare, che ne so, Fran Martino Campanaro, ti viene un'altra cosa, col campionatore ti viene l'altra cosa. Oggi noi siamo di fronte a questa sfida. E questa sfida purtroppo si potrebbe comunque vincere se avessimo coscienza di dover allargare invece che sacrificare. Cioè, il concetto iniziatico non è quello di sacrificare, è quello di aggiungere. Anni fa c'erano gli atei italiani che pensavano io potessi essere un loro idolo e mi chiesero di aderire a una campagna per togliere il crocifisso dalle scuole. E io dico, perché lo devo togliere? Perché non c'entra niente. E tu fai non considerarlo, che te ne fotte a te. Allora, a quel punto, dissero, no, ma noi siamo in questa battaglia, siamo assieme ai musulmani, siamo assieme... Che vogliono i musulmani? Vogliono anche il loro simbolo? Affianchiamo. Facciamo delle pareti dove ci sono tutti i simboli che volete. Però io non ne tolgo uno. Io non tolgo un cazzo. Se volete aggiungo. E gli sai, dice, ma no, io affianco al crocifisso. Non so che tu lo consideri un simbolo crudele, ma sono cazzi tuoi. E siccome io non lo considero tale, io ti aggiungo il tuo, ci metto la mezzaluna, la metto magari distante, non vorrei che si mangiano tra di loro se non la vuoi vicina, ma io non lo tolgo, non tolgo niente. Cioè deve essere estirpato dalla mente delle persone il fatto di sacrificare, di limitare e di togliere. Noi andiamo avanti se aggiungiamo, facendo una sintesi, non facendo un'operazione chirurgica, operando per sintesi, invece di metterci tre pagine, magari se siamo un po' sintetici ce ne mettiamo una pagina sola, ce ne facciamo anche leggere dalle persone, ma non togliendo. Questo è il problema vero. E questo vale per tutto, vale per l'arte, vale per la tecnologia, vale per l'informatica. Se l'informatica mi toglie delle possibilità, io la guardo e dico, con rispetto per i presenti, vaffanculo l'informatica. Se invece me ne aggiunge, me la tengo. Ma non sono intenzionato a sacrificare quello che ho già. Voglio farlo crescere, voglio aggiungere delle cose. Altre domande? Siamo a posto? E allora che proclamato incomba su di voi? No, già fai, iniziamo dopo. Se ci vuoi un'altra domanda, fa pure. E non ce ne sono state. Un quarto d'ora, 20 minuti. Vuoi fare una io, piccolina? Tu hai scelto di essere un magister invece che un magus. Quella è una parola
che io non voglio sentire la parola maestro, io non la voglio sentire. No, magister. Molti mi chiamano così. Ma no, io, ma non per dire maestro. Io adesso non sto neanche più rispondendo come rispondevo all'inizio, perché sono un po' stanco di dire. Ah, okay. Non esiste il maestro, ognuno è maestro. Non andate a prestare. Sì, va bene, ma io voglio fare un'altra domanda. C'è una scelta che è stata fatta di essere magister o magus, no? È una cosa che può essere sempre riveduta? Allora, il problema di fondo è che in realtà io non mi pongo il problema di quella scelta lì, in questo senso. Il magister e magus io li ho voluto sottolineare solo per la comune radice. La radice comune è magista, bisogna conoscere in sanscrito. Quindi quelli che conoscevano nelle civiltà antiche o erano maestri o erano maghi. Siccome nella civiltà attuale non c'è più l'esigenza, questo tipo di esigenza, anche perché tutti i maestri nella civiltà attuale finiscono anche per essere maghi. Io non voglio essere né maestro né mago. Non voglio essere nulla. Voglio essere una persona che è come una gentina. Ma non puoi... Ci sono delle cose che magari se volete le potete ricordare. Ma però come si fa? È impossibile, perché se alla fine la differenza è che io mi domando perché invece di come per poter vivere una vita fatta bene, non posso... Tu non hai bisogno di me. No, non lo dico come... Per sentire questa cosa, il magister è una persona indispensabile. Io sono convinto che i cimiteri sono pieni di persone indispensabili. Pure una. Te ne vai in un cimitero solo persone indispensabili. Sì, io leggo poi sulle lapidi, mi diverto. Affranta, piange la perdita inesorabile. Non ci sono perdite inesorabili. Mi dispiace di essere così crudele, ma devo dirvi che nessuno di noi è indispensabile. Nessuno di noi è la condizione di vita di qualcun altro. Quindi, siccome ho la presunzione di pensare che quando il mondo si porrà meno il problema dei maestri e dei maghi, sarà un mondo più consapevole. Io su questo dubito molto. Io su questo dubito molto. Penso... vuol dire che morirò infelice. No! Uno può morire penso, in due modi, penso felice che... o infelice. Sì, oppure sì. Tutte e due le cose. Morirò pensando a questo mangiandomi una carbonara. Ma è una bella fine. Ne fanno tutte e due le cose, no? No, però ieri è stato detto qualche cosa sul Cristo che c'è sempre, che cambia corpo, che in qualche modo questa affermazione fatta adesso non ha senso, perché dire che il maestro non c'entra un cazzo, allora Cristo che cosa vuol dire? È l'esistenza del maestro, è la missione, è una missione di problema nel genere umano. No, perché? No, perché non ci deve essere bisogno di maestri. Ci deve essere, no, ognuno di noi è maestro a qualcun altro. Io posso ricordare una cosa a te, tu puoi ricordare una cosa a me. Cioè, voglio dire, non deve più esistere questa cosa. No, quel senso devozionale dove deleghi il pensare, cioè, sono d'accordissimo. Ma ad esempio lei ha un maestro che quando lo ricordi, si sente che sei emozionato. Quello del ma libro... ha fatto delle cose pure dopo che è morto, no? Non lo so, però l'affetto, il rispetto che ha... Quando è morto Sabasati? 2010. Però dice che le manca tanto. Mi manca tantissimo, ma ho fatto delle cose pure dopo che è morto o no? E allora? Sì, ma però mi sembra di cogliere che sul maestro c'è una roba... Attenzione, cioè, se il maestro testa di cazzo, sì, ma se il maestro è lucido... C'è stato cazzo... un abuso della situazione. Sì, vero. E siccome c'è l'abuso della situazione, e io capisco che l'abuso della situazione è anche derivante dal nome, dal termine e dalla collocazione culturale del nome e del termine, io combatto tutto questo. Forse usare guida invece che maestro... Peggio che andare di... Peggio? Peggio allora, che andare di no. No, non ci deve essere, voi dovete capire che voi da soli potete fare le stesse cose che potete fare uguale. Sì, però di solito, almeno parlo per me, però si incontrano delle persone che ci insegnano qualcosa. Dopo andiamo avanti da soli. Questa è la cultura della dipendenza. Se riuscite a essere così dipendenti da un cazzo di telefonino, capite? Voi non avete capito che il problema di identificare un maestro è lo stesso problema di sentirsi morti se si scorda il telefono a casa. Ma tu non sei morto. No, io parlo di incontri
come ha detto lei, nel certo, quale ognuno di noi è maestro degli altri. Tutto quello che vuoi, stimolanti, di scambio, ma ricordati che la stessa quantità di cose che tu puoi imparare da qualcuno, qualcuno la può imparare da te. Sicuramente. E allora, perché maestro? Che di che? Ce ne sono certi considerati tali che vengono di tali. Ed è male considerarli tali. Dai Gianfra, ci sono persone che sanno un po' più di cose degli altri, però ammettiamolo. Dire che siamo tutti uguali, che tutti possono fare la stessa cosa. E quindi è una cosa... gara chi ce l'ha più lungo. No, cioè, ci sono delle persone da cui ho imparato di più, è un dato di fatto. E che ne so io cosa hanno imparato queste persone da me? No. Come faccio a quantificare? Io posso quantificare quello che ho imparato io da un altro. Ma quello che un altro, che io posso aver imparato da un altro, come faccio a quantificare? Vabbè Gianfra, io ho bisogno di maestri e te no. Quindi, ho capito, io, sai, ti ho detto, tu sei in questo periodo mistico della tua vita, io l'ho rispettato, non è che mi sono messo di traverso, eccetera, eccetera, io il tuo periodo mistico l'ho rispettato, non è che non lo rispetto, però sono convinto che uno prima o poi dal periodo mistico ne deve uscire. E deve imparare a pensare in maniera autonoma. Scusa Gianfranco, ma il maestro non è quello che ti impedisce di pensare in maniera autonoma. Il maestro prima di tutto è un'energia che si trasmette. Pazzo, non è qui andiamo al pensiero magico. No, non è pensiero magico. Guarda, Gianfranco, tesoro, io energia conosco solo quella che c'è sulle bollette, quando tutto il resto che voi chiamate energia io lo chiamo in un altro modo. E non lo attribuisco a una persona, perché se tu ricevi qualcosa da qualcuno è perché dentro c'hai una metà di quella cosa. Ma certo, ma è un canale, non è lui come persona. Del resto lui è un maestro per noi, quindi ascolta quello che dici. No, lui ha paura che ci possiamo fregare dai maestri del cazzo, questo è diverso. Però lei in conferenza ha detto che chiamava il signor Salvasardi maestro, il quale si incazzava. E lo faceva apposta. Ma io lo facevo pigliare mi piaceva così tanto Sabasanti quando si incazzava. Gli tremavano gli occhiali. Era uno spettacolo Sabasanti. Ma lui non solo si incazzava quando lo chiamavo maestro, si incazzava anche quando gli dicevo che io avevo piacere di essere ancora massone. Lì si incazzava ancora di più. Si incazzava molto. Sabasanti si incazzava per tanti motivi. Però ripeto, il problema qual è? Il problema è che l'autoasserzione, cadere, farsi coinvolgere, collaborare ai meccanismi autoassertivi è un fatto negativo per l'evoluzione dello spirito di tutti. Se tu hai una persona che ti insegna tante cose è una cosa positiva. Se tu questa persona la consideri un maestro, significa che la tua evoluzione spirituale è frenata. C'è un cazzo da fare. Bisogna prendere senza quello che la vita ti dà, senza attribuire però aureole, carature e cose che... Vabbè, non... maestro, se lo dico. Posso parlare, mamma? Volevo chiedere... Il Rosa Croce cosa pensa o se si può dire qualcosa intorno al fatto che succede che tutti abbiamo avuto una non interferenza della mente sul silenzio interiore, se si può dire qualcosa intorno a questo argomento. La domanda è: il Rosa Croce cosa pensano quando la mente non c'è? I rosacroci non pensano che esista un momento in cui la mente non c'è. Cazzo, per loro essere e pensare, come fanno a dire che esistono migliaia di momenti in cui noi la mente non la usiamo, ma c'è lo stesso. No, non ho detto che... O la usiamo male, però c'è lo stesso, non è che non c'è. Sai, un contadino che zappa bene raccoglie, un contadino che zappa male non raccoglie un cazzo. Quindi Rosa Croce di queste persone pensano che non raccoglieranno un cazzo finché non impareranno a zappare. Ve l'ho detto, non sono dei mistici, erano poco mistici. Andate a vedere le biografie di Leonardo, di Cartesio, di Raffaello, di Giorgione e ditemi se veramente trovate della mistica. Io non l'ho trovata.
Newton, ho trovato una grande fede, la volontà di trovare Dio, eccetera, eccetera, ma quella è cosmetica, perché poi lui ha trovato il calcolo infinitesimale, non Dio. Non so se mi sono spiegato, sì. Cioè, non erano dei mistici, sì. E mi chiedo allora, tutta la fatica, l'affanno che hanno fatto per secoli di tramandarsi, prima nel segreto, poi in modo più manifesto queste cose, di andare presso potenti, ricchi, influenzarli, eccetera, eccetera, perché lo facevano? Perché secondo te è stata una fatica? Un rischio personale sicuramente. Di persone che si assumono rischi personali per scopi molto meno importanti, quante ne conosci? Sì, ma il loro qual è? È perché è la loro natura. Non la sai la famosa favola dello scorpione? La tua natura. La loro natura era quella. Ognuno segue la sua natura. E in base alla sua natura interpreta la vita. Nel Lieder c'è un personaggio bellissimo che si chiama Tersite. Andatevi a leggere il capitolo dell'Iliade, cioè c'è Tersite, dove Omero descrive tutti i difetti possibili, le meschinità e i mali di un essere umano raggruppato in una persona, in una maniera... Io non so se fosse ceco, non so neanche se fosse greco, ma certo quella roba lì è scritta bene. No? Andatevi a leggere il capitolo dove c'è Tersite. Dove c'è Tersite, è un personaggio straordinario e riesce pure a renderlo simpatico. È meschino, è traditore, è stronzo, è calunniatore, cioè è deforme, cioè non c'ha una cosa che sia. Ve lo descrive, ma soprattutto si percepisce il fatto che lui ne parla con simpatia. E uno dice: perché? Come? Eppure così. No, Paperino è simpatico, dai, lo sfigato è simpatico per... E Topolino, quello perfetto che è antipatico, no? Cioè, io quando ero ragazzino mi leggevo solo dove c'era Eta Beta, perché Eta Beta lo trovo una roba... Mi leggevo in macchina con Michele stamattina, geniale. Eta Beta è la creazione più geniale mai esistita nel mondo. E poi, tra l'altro, ha anche delle chiavi, cioè non è una cosa, cioè, Eta Beta è una creazione assolutamente geniale. Questa chiave di controllo, cioè lui dorme sul pomo della testiera del letto. Qualunque cosa gli serve ce l'ha nelle mutande, si nutre di naftalina. Cioè questo controcanto a tutta la dimensione umana, in una chiave proprio di simpatia, perché è una specie di cavernicolo, o almeno è vestito da tale. Quindi voglio dire, lì io me li leggo, sono gli unici momenti in cui leggo volentieri Topolino, che Topolino è antipatico, ragazzi, è saccente, è noioso, è antipatico. Non ha l'anima, dice Bukowski, Topolino. Beh, l'anima sarebbe Pippo, no? Cioè la parte folle di Topolino è Pippo. Il Topolino però non c'ha un'anima umana, insomma, è una roba un po' così. Ma sai, tu conosci un po' la civiltà americana? Chi no? Tutti gli americani dovrebbero essere Topolino. Infatti hanno dei problemi. Hanno dei problemi perché ci sono cose da loro che funzionano meglio che da noi, per carità, ma è adesso... Sì, però... Sono un non farei a cambio con gli americani. Eh? Io non farei a cambio con un popolo americano. Tu tutto finisci nell'esempio delle giustizie, perché poi me lo dici se vai a cambio con gli americani. Sì, ma tante altre cose. Che... Ta minchia, non è mica una cosa da poco. Sì, vabbè, io non mi cambio con gli americani lo stesso. Ho capito. Abbiamo una radice, ma non per ego, chissà che cosa, perché sono finti. Cioè, quando sei lì vedi che sono finti. Allora non li conosci. Se c'è un popolo che è esattamente sincero, il vero così, sono gli americani. Gli americani fanno la guerra solo a casa degli altri, dichiarandolo. Più dichiarato e sincero del popolo americano. Cioè, cazzo, un po' quello non è. Sincero, dici sempre, è cattivo, quello là, lasciamo da posto io. Ma tu quanto tempo hai sui coglioni chi governa? Come? Ma quanto tempo hai sui coglioni di chi governa?
Chi governa? Da quanto tempo ti sta sulle palle? Tanto, no? Da, sì. Allora, se gli sta sulle palle un mese lo ammazza. Ti sembra poco? Quando gli sta sui coglioni veramente un presidente della Repubblica, che fanno gli americani? Sì, sì, lo ammazzano, per quello che dico che non me... succede, ragazzi, cioè, voglio dire, cioè, se quello, a me sembra... Se quello è il meglio dell'umanità... Sembra proprio la trasparenza assoluta, cioè, non è che... È la dimostrazione che dobbiamo essere salvati. Non solo. Cioè, poi ci ha messi male. Quando vogliono che non si scopra il responsabile, arrestano uno che non è responsabile e ammazzano pure lui. Sì, è vero. No? Cioè, voglio dire, più, ma più di così, ragazzi, cioè, ma... È un popolo di una sincerità, sono loro, sono ancora rimasti gli ex detenuti che hanno trasferito là, sono quella roba lì. Sì, è vero. Ho capito, ma però non puoi dire che sono ipocriti, perché siamo più ipocriti noi. No, dico che, non, che nella massa umanità dobbiamo andare avanti molto. È più ipocrita il caffè di Sindona che il proiettile che ha ucciso John Kennedy. Caffè di Sindona che proiettile? Che ha ucciso John Kennedy. Che il proiettile che ha ucciso Kennedy. È pacifico, non voglio dire, è infinitamente più poco. Volevo chiedere, cosa pensi dell'amor? Dell'amor? Sì, hanno un bellissimo, è l'associazione americana ispirata ai Rosa Croce e fondata da un signore che si chiamava Spencer Lewis. Io sono stato da loro in America, a San José, cioè ho avuto contatti. Trovo che abbiano una documentazione, una mole di documentazione molto interessante, perché hanno per anni investito sul raccogliere documenti antichi, cose, eccetera, eccetera. Hanno una biblioteca straordinaria e fanno delle ottime cene. Quindi l'opinione... Sui corsi per diventare Rosa Croce via internet mi consenti di... Ho fatto questa domanda perché... Ma d'altro canto io non credo neanche nei corsi per diventare Rosa Croce ad persona, ma non è, il problema non è internet, che non credo nel corso. Ma come venivano scelte una volta? A parte il discorso della radicità? Avevano una costruzione molto simpatica, erano divisi, loro si erano organizzati dai tempi di un signore che si chiama Comenio, che prima non erano proprio organizzati, perché dove si trovavano, da quel signore lì che si chiama Comenio, che gli ha dato questa mini struttura, erano divisi in regioni. Per ogni regione ci poteva essere un solo Rosa Croce, il quale si sceglieva il suo successore, lo scriveva e lo lasciava scritto perché se lo cresceva. E poi quando veniva meno, o per motivi di salute, o per impossibilità, o perché moriva, gli altri iniziavano Rosa Croce, quello che veniva scritto. E quindi erano una cinquantina di tutto il mondo, tranne quelli a riposo, insomma, perché erano 40-50 regioni mondiali. Una domanda. Prego. Negli ultimi decenni è palese che il livello di benessere sociale, di bellezza di per sé, siano stati piuttosto degradati. Diciamo che c'è stato a livello sociale, anche a livello etico, perlomeno qua in Occidente, come dire, un insieme di problematiche nuove che sono sopraggiunte, no? Ma non sono le problematiche che hanno ucciso la sensibilità alla bellezza, sono le evoluzioni culturali. La domanda è strutturale da parte di qualche organizzazione, qualche gruppo, questo voler... Vi do una regola con Campionoro che deve valere per tutti. Il nemico non esiste. Io non sono intenzionato a darvi un nemico da combattere. Né se sono massoni, né se sono gli Illuminati, né se sono i Rothschild, né se sono i Reptiloidi di Dark. Io da me nemici non ne ricevo. Mi dispiace, cioè quello di cui cercava i responsabili, però le cupole ve le cercate da un'altra parte. Da me ricevete solo metodi, schemi, chiavi di comprensione. I nemici o ve li fate soli o ve li fate dare da qualcuno. Sono più naturali questi fenomeni, che sono più di cose che avvengono quasi naturalmente, questi fenomeni. Sono schemi cognitivi. La mafia è uno schema. Beh, quando hanno ammazzato Luciano Ligi, quando è morto Luciano Ligi, è continuata la mafia. Quando hanno arrestato Rina, è continuata la mafia. Quando hanno arrestato Provenzano e poi è morto, è continuata la mafia. Quindi vuol dire che non dipende dalle persone.
perché se fosse difesa dalla cupola dalle persone, ammazzi la cupola ed è finita. Se invece è uno schema che si alimenta da solo, astratto, chi ha letto dalla massoneria al terrorismo sa che finisce con una frase: non sono gli uomini che creano progetti di potere, sono i progetti di potere, sono il potere che crea progetti di uomini. Non sono schemi archetipici, quindi? Sono schemi, alcuni archetipici, alcuni no. Gianfranco, abbiamo finito. Ok, stop.